Tra i pali dunque va Gaione, poi Cigagna col 2, 3 Celori, 4 Fautario, 5 Balestra, 6 Di Placido, 7 Coccu, 8 Balacchi, 9 Farina, 10 Daniello, 11 Di Gennaro. Risponde dunque la Provigevano, dicevamo squadra con ottima vocazione per le trasferte, 7 punti fuori casa finora per la formazione di mister Lavegna, che presenta Garavaglia tra i pali, 2 Utelli, 3 Marangona, 4 Battaggia, 5 Chianello, 6 Sisto, 7 Contiero, 8 Butticè, 9 Elefante, 10 Dainese, 11 Fassina. Accolto dalla squadra di casa con Balacchi che allarga sulla destra per Coccu, prova la conclusione, Coccu fuori di poco. Intanto il pallone allargato, ancora Coccu dentro per Farina che non trova lo specchio al decimo. Potrebbe incaricarsi lui, c'è anche Daniello col sinistro, doppia opzione, o il destro di Gennaro, il sinistro di Daniello. Particolarmente munito il dispositivo che va a comporre la barriera per Garavaglia. Di Gennaro chiede all'arbitro di controllare la distanza, i 9,15 m da regolamento. Parte proprio Di Gennaro, grande esecuzione! E l'Oltre può volare in vantaggio con una prodezza balistica di Daniele Di Gennaro al 24esimo. Di Placido, Daniello, ancora Di Placido, poi Cigagna. Non c'è pressing, o quantomeno non c'è efficacia nel pressing portato dagli ospiti, allora l'Oltre Po Voghera ha facilità nell'uscire a palla al piede. Buono lancio per Farina che si presenta tu per tu con Garavaglia e lo batte con il sinistro. Raddoppio al 35esimo dell'Oltre Po Voghera. Ancora Marco Farina. E si sente il voghe voghe del pubblico del Comunale. Dall'Oltre Po Voghera tocco dentro di Fautario, prolunga Balacchi, poi di testa di Gennaro per Farina, controllo e battuta fuori misura. Pallone ancora vivo sulla destra per Daniello, si accentra, ma il tiro cross, Farina, fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco, sulla pennellata di Daniello per Farina, era andato in test, di testa in tuffo Marco Farina a impattare il pallone, è arrivata però la segnalazione di offside. Gennaro sul punto di battuta. Pallone che spiave sul secondo palo, prova la battuta al volo Balacchi, pallone fuori di poco. Lungo, poi ancora il tocco dentro, pallone buono per Coccu che supera anche il portiere, mette dentro e arriva. Il quarto gol. Il terzo gol, scusate, dell'Oltre Po Voghera. Panigada mette dentro. Di Gennaro va via molto bene, ora Bruscaglia, buona l'apertura per Coccu che può andare dentro, c'è il taglio di Panigada, Coccu entra in area, dentro Di Gennaro, eccolo qua il 4-0 di Di Gennaro sull'assist di Coccu. Bravo Bruscaglia con l'apertura. Colpo di testa a prolungare, Cigagna in vantaggio, trattenuto, lascia correre il direttore di gara, ora si inserisce Migliavacca, prova a centrarsi ancora Migliavacca, la conclusione 4-1, quantomeno il gol della bandiera per la Provigevano al 34esimo. Di Gennaro che apre sulla destra per Panigada, va in sovrapposizione Bruscaglia, posizione regolare, c'è Di Gennaro dentro, eccolo Di Gennaro, 5-1 e tripletta personale. C'è Parada, la conclusione di questo match. Panigada ancora va via sulla destra, Panigada entra in area, grande azione, sfonda sulla destra, Panigada mette dentro e c'è anche il gol del 6-1. Bruscaglia che ha seguito l'azione, ha messo nel sacco.